Racconti e tradizione per l'inclusione. Di questo si tratta il progetto Reti, un'iniziativa della Fondazione di Sardegna, del Comune di Sini e l'Associazione Intercultural NUR. Il progetto Reti è giunto alla fine del suo percorso con una pubblicazione in cui, attraverso i ricordi dei suoi abitanti più anziani, emerge, tratteggiato con i suoi chiaroscuri, il passato di un piccolo comune sardo, Sini. Dopo la presentazione di Gianni Garbati, presidente del Circolo Sardo, che ha organizzato una simpatica serata presso il Naranca Caffè, Cristina Oggiano, una delle responsabili del progetto Reti, ha illustrato come è nata l'idea, quali sono state le difficoltà e come si è riscattata la storia collettiva del piccolo paese sardo. Liliana Zori, con la sua simpatia innata, ha ricordato la sua gioventù, quando andava a lavare i panni al ruscello, la vita nel paese, la raccolta delle olive quando ancora la tecnologia non aveva fatto irruzione e le ricette e i piatti tipici. Silvia Azzori, dal canto suo, ha ricordato la sua esperienza di emigrante in Svizzera, il ritorno in patria, il reinserimento nel paesetto e l'insoddisfazione per un'Italia in crisi che non rende la vita facile a chi ha dato tanto in termini di sacrifici e lavoro, e la preoccupazione per il futuro del suo paesetto, Sini, in cui la natalità è inesistente. Il nostro direttore, Mauro Bafile, ha conversato con due dei protagonisti della serata, Cristina Oggiano e Silvia Azzori. Il progetto Reti, in cosa consiste questo progetto? Qual è la finalità e la missione di questo progetto che viene di un piccolo comune della Sardegna? Sì, è un piccolo Sini, un piccolo comune della provincia di Oristano. Il progetto è stato finanziato dalla Fondazione di Sardegna grazie al volere dell'amministrazione comunale di Sini, che ha visto all'interno della popolazione sinese una divergenza tra la popolazione locale, soprattutto anziana, cioè il target d'età che va dai 60 agli 85 anni più o meno, e i migranti ospiti all'interno del comune, ospiti presso una cooperativa Sascrussura, dove dovevano comunque stare per un periodo temporaneo, prima di essere poi dislocati in altre zone d'Europa. Questo è l'obiettivo principale, cioè quello di favorire la comprensione dell'altro, evitare quella che è la paura del diverso, e di fare in modo che questi giovani migranti potessero vivere all'interno della comunità sinese in maniera tranquilla, senza essere guardati con sospetto e comunque accettati dalla comunità. Questo era l'obiettivo principale. Un secondo obiettivo è stato quello di favorire il dialogo tra gli anziani, anche tra di loro. Quindi attraverso la scrittura e i racconti della loro vita d'infanzia, tra cui sono emersi anche i racconti di emigrazione, quello di... Quindi anche i racconti del rientro, esatto, degli emigranti in un contesto sociale che è diverso da quello che loro avevano lasciato. Sì, infatti, loro sono partiti in un determinato periodo storico, hanno fatto esperienze lavorative all'estero, partiti diciamo per lo stesso motivo per cui poi sono arrivati i migranti in Sardegna. Quello che spinge poi tutte le popolazioni ad andare fuori, cioè cercare lavoro e poter una migliore qualità di vivere vita in maniera decorosa la propria vita, e quindi diciamo durante questo percorso sono emerse sia i racconti della vita di Sini di un tempo che la vita degli immigrati, cioè persone che sono partite, come hai detto, e rientrate in un contesto un po' diverso e hanno cercato di adattarsi a quello che era il contesto del proprio paese, cercando un lavoro e mettendo su famiglia. Ecco, come l'integrazione tra l'immigrante nuovo, cioè questi ragazzi di colore che arrivano in Italia, in Sardegna già è un'isola, quindi è una società chiusa, e poi in un comune che forse è ancora un po' più chiuso, quindi sì. Questo timore del diverso come è stato superato? Diciamo, parlare di superamento è arduo, cioè nel senso che non è proprio stato superato, ma si è cercato di far
capire alla popolazione, soprattutto anziana, che la popolazione Sydney è praticamente un paese di anziani, che loro stavano qui perché erano disperati. Quindi abbiamo fatto un lavoro di, attraverso questo libro, addirittura li abbiamo messi insieme in questo opuscolo, per fargli capire che sono persone come gli altri, che anche loro sono partite per cercare lavoro e che avevano bisogno soltanto di un posto dove stare, anche temporaneo. Allora, io ho, il mio compito era quello di realizzare il laboratorio con gli anziani, quindi questo laboratorio di scrittura creativa. Sinceramente, alcuni di loro sono persone molto aperte e anche comprensive e non avevano timore del fatto che ci fossero dei migranti nel proprio paese. Infatti, alcuni si sono adattati. Hanno anche giocato a calcio nella squadra del calcio, tra l'altro facendo anche molti gol, per cui il Sydney è diventato una... e poi hanno anche, alcuni hanno trovato anche lavoretti nelle zone, nei paesi vicini, e quindi avevo, diciamo, un gruppo di persone tranquille e anche ben disposte, favorevoli verso questi migranti, e altre un po' ostili, e lì abbiamo dovuto fare un lavoro di rievocazione del ricordo delle persone partite nel secondo dopoguerra. Cioè, comunque, insomma, chi andava in Belgio per venire a lavorare, chi era in Argentina, anche in Australia, in paesi anche più lontani, e sono partiti appunto per lo stesso motivo. Nel caso dei nuovi immigrati, è stato possibile che raccontassero le loro esperienze, loro che vengono da magari da settimane e settimane di esperienze traumatiche, e come hanno accettato di raccontare vi siete dovuti reinventare nel progetto per poterli integrare? Inizialmente il progetto, il laboratorio con i migranti, consisteva nel raccontare le loro esperienze. Le loro esperienze di vita nel paese prima della partenza, e nel proprio paese prima della partenza, e poi il motivo per cui hanno deciso di partire. Non è stato possibile, l'obiettivo non è stato raggiunto, perché erano terrorizzati, non volevano raccontare la loro esperienza. A quel punto abbiamo deciso di aggiustare il progetto, facendo in modo che loro raccontassero comunque qualcosa di sé che poi è nel contenuto all'interno dell'opuscolo. E quindi la cosa che a cui abbiamo pensato è la cultura gastronomica, quindi raccontare qualcosa del proprio paese, portare qualcosa del proprio paese, qualcosa che di socializzante, che è appunto il cibo. Sedersi a tavola, esatto, è sempre aiuta a socializzare. E quindi abbiamo fatto una raccolta di ricette tipiche del loro paese. E lì si sono sentiti a loro agio, hanno parlato, hanno comunicato, e quindi il tasto dolente della motivazione per cui sono partiti non l'abbiamo potuto purtroppo toccare. Ecco, il progetto avrà un seguito? Allora, lo speriamo. Diciamo che sia il comune di Sydney che addirittura altri comuni non proprio limitrofi, anche costieri, ci hanno chiesto di realizzare il progetto, proprio perché sono resi conto dell'importanza di fare dei progetti che facciano in modo di avvicinare le culture e di favorire appunto la comprensione dell'altro, e evitare anche episodi di xenofobia, purtroppo che esistono. Il progetto è anche la descrizione delle esperienze dei nostri immigrati nel rientro, e quindi anche il reinserimento nella società. Come è avvenuto il reinserimento nel paese in cui tu hai vissuto dopo anni di immigrazione? Sei stato accettato? È stato difficile? No. Erano gli anni 61, avevo 18 anni. Tramite ufficio collocamento c'era una richiesta di ragazzi, giovani o non giovani, che volevano andare in Svizzera
dai contadini per lavorare 6 mesi. Siamo partiti ad aprile e rientrati a ottobre. Quindi ci avevamo vitto e alloggio gratis, per 1.000 lire al giorno per 6 mesi. Per 6 mesi. Sei rimasto più tempo o sei ritornato? Sì, sì, sì. Allora lì era da una famiglia contadina, avevano la loro azienda in campagna, fuori così, si rientrava la domenica, ci incontravamo con altri nel paese a berci un qualcosa, e poi dal lunedì al sabato eravamo lì. E si faceva un po' di tutto, si zappava patate, cipolle, si assisteva il bestiame che c'avevano, pulizia, contadino. Mi sono trovato benissimo, posso ringraziare ancora, che eravamo già, come menù si mangiava in casa, quello che mangiavi te lo mangiavo io, specialmente la mattina non venivamo a casa, bensì la padrona ci portava la nostra colazione in campagna. Sì, in che paese? In Svizzera? Sì, sì, provincia di Lucerna, Roswell. Roswell. Ci portava le loro patatine fritte qua e là, un po' di succo di mele o mele, però eravamo, io ero felice, contento. Per quanto tempo è durata la tua esperienza? La mia esperienza, dopo sono rientrato qui in Italia, ho conosciuto un'altra famiglia che era a Zurigo e mi ha detto: Silvio, dai, vieni a Zurigo, dai, e lavoro ne troviamo. Ho fatto le mie valigie, mi volevano far entrare nella loro fabbrica grande qua e là, non c'era posto, va bene. Gira qua, gira là, e mi hanno trovato un lavoro in un commestibile bianco, si diceva. C'aveva tutte le specialità straniere, iniziando dall'Australia, arrivavano i crevette, come si chiama? Di crevette, adesso non viene il nome italiano. Beh, insomma, arrivavano dei prodotti dall'Italia? Dei prodotti da tutto, dalla A alla Z. Allora, all'inizio signor Silvio, così, lo mettiamo al reparto pesce, c'erano ancora altre 2 o 3 persone, 2 di Selluri, lì te venivi a comprare il pesce, io te lo dovevo pulire, c'era un altro, fai così, così, così. Ho imparato a filettare i pesci. Dopo di lì arriva la stagione selvaggina. C'era il macellaio, c'era il reparto selvaggina. Il macellaio mi dice: oh Silvio, ascolta, vuoi venire da me a aiutare? Ma io non l'ho mai fatto. Mi vedeva che io ero una persona, un ragazzino che mi interessava. Tu vieni da me, stai tranquillo. E sono passato a quel reparto. E mette lì, perché lì a settembre si apriva la caccia selvatica, cervo, caprioli, camoscio. Quindi. E lì si doveva tirare la pelle, ad scrogiare in house. Però il lunedì proprio apertura, che c'erano delle riserve, te cacciatore, ne prendevi 10 e li portavi in questa, da noi, insomma, in questa ditta. E lui si controllavano, e poi si dava il biglietto, la parola, ha portato 20 kg, 30, 50 kg di lui e ti pagava. Poi hai deciso di ritornare in... Quello lì, dopo io, c'erano 5-6 reparti, li ho girati tutti, ho fatto 15 anni lì. Te eri malato, io dovevo sostituire te perché aveva preso molto. Quell'altro reparto e sostituivo. Ho viaggiato molto, Zurigo, Basilea, Basilea, Zurigo con un'altra persona e lì la stessa cosa. Quindi era diventato il giorno. Poi cos'è noi sardi? Vogliamo rientrare in Sardegna, vogliamo rientrare. Mi sono fatto la casa. E come è stato il rientro? Guarda, posso dire ancora della Svizzera, io posso ringraziare che ero un estero tramite il padrone, mi servivano soldi per... quando venivo quei 10 giorni, di avere un po' di soldi in tasca, 5-6 milioni, nato in banca, sì, quanto? 5 milioni. Finiti questi qua, li davo indietro, l'ho fatto 3 volte, in un anno e mezzo, e mi sono fatto la casa.
Alla fine ancora, le ultime era dicembre, ho preso la tredicesima quella, ho pagato le due o tre rate subito. Dopo 10 giorni mi arriva una lettera, perché avevo pagato prima, mi hanno aperto un conto corrente con 7 franchi svizzeri, perché ho pagato prima. Va a farlo qui in Italia, per carità. Che il rientro in Sardegna come, allora, come è stato? Perché la decisione di rientrare? Sì, perché? Cosa vuoi? La nostra mentalità era questa, rientrare, come io ho visto siciliani, calabresi, loro no. Loro sacrificio sì, però si comprava la casa a Firenze, a Rimini, tutte in queste città, a Roma, a Milano. Loro a rientrare nel loro paese, no. Noi sardi, no, io volevo rientrare in Sardegna. E così è capitato. Mi sono fatto una casettina abbastanza bella, grande, e ho aperto un negozietto alimentare qua e là. Le cose, ha ripreso la sua vita normale, con gli amici. Già facendo di nuovo le valigie, perché avevo già famiglia, 3 bambine, qua e là, e niente. Poi mi era capitata l'occasione, nel frattempo c'era all'inizio la raccolta della nettezza urbana, c'era un bando tra me, perché prima non c'era questo qua, questa raccolta nettezza urbana, non c'era in paese. E hanno iniziato così e mi davano quelle 200-300 mila lire, 400 mi sembra. E ho fatto quello lì per 5-6 anni. Però in questi 5-6 anni ho avuto anche altri paesi, che alla fine c'avevo 5 paesi. Bene. E facevo tutto per tutto conto mio. Io e Silvio eravamo in due. Ai giovani che decidono di emigrare, lei cosa consiglia? Sì, io direi, se farei un'altra volta, io resterei all'estero, perché la vita è perfetta. L'Italia, per conto mio, è ancora sotto zero. È proprio da eliminare. Per certe cose che io ho vissuto, guarda, te mi dirai, ma tutte te capitano. Io sono andato, quando avevo aperto il negozio, sono andato alla banca di Ales, perché c'era la banca Assini, mi ero confessato come dal prete quasi, che ci avevo dei terreni, mio padre era pensionato, qua e là, mi servirebbero 5 milioni e li voglio per lavorare, non per fare una costruzione o questo, quest'altro, che morivano quei soldi lì dopo. No, io li volevo per lavorare. Questo stronzo, di come si chiama, lo sa cosa mi disse? Ascolta, signor Azzurri, se lei ha 3 milioni li versa e io ti do 5. Ah, no, la che avevo 3 milioni se ne vuoi venire da lei, disponibile. Perché io li volevo per comprare. Ecco, ovviamente per investire. Investire e riempirmi questo negozietto. Perché avere 10 articoli e averne 50 o 100 c'è differenza. E questo qui. Però ora si trova bene dove... Ormai... No. No. L'ultima cosa per la pensione. Io ho versato in Italia 21 anni. Lo sai cosa mi danno di pensione? Lo sai quanto? No. La minima. Come che io non avevo mai versato niente. Non ma è ti sembra una cosa giusta? No, ovviamente non è giusta. Sono tante. Io ho lavorato 15 anni. Sono di quelle cose che purtroppo accadono in Italia. Ma perché devono accadere queste cose? Ma perché? Se io ho versato 21 anni, dammi la paga di 21 anni. Lo stipendio di una percentuale su 21 anni. Ti hanno versato 10 anni. Ne hai versato 50, dalle, come si chiama, dei tuoi 50 anni. Io ti dico l'ultima, come si chiama? Io ho lavorato 15 anni, mia moglie aveva lavorato 13 anni. Quando ci hanno dato la pensione c'era la differenza di 20 euro a testa. Perché? Perché io avevo versato di più. Nell'ambito, anche se ci sono tante carenze, l'Italia deve migliorare, la Sardegna ovviamente deve aprirsi al mondo,
Però, ecco, come tutti gli immigranti, la nostalgia è... Io, insomma, io conosco di Sellurio, che c'erano parecchi, una cittadina vicino a Cagliari, ne sono rimasti tanti, fino alla fine. Però hanno fatto... Però c'avevano, le famiglie c'avevano a Selluri, i bambini, uh-huh. E loro lavoravano. Io ho voluto riunire la famiglia e essere uniti. Ci sono capitato male, pazienza, però... Però ormai diciamo che la vita continua e quindi lei sta nel tuo paese, nel paese nel quale è nato. Però tempi indietro stava meglio anche di noi in paese. Perché oggigiorno un paesettino... L'Italia vive la crisi, quindi diciamo tutti stavano meglio qualche anno fa. Allora, ma è possibile che io ho 76 anni e questa Italia è sempre in crisi? Ma è possibile questo? Speriamo che la crisi... Stanno ancora peggiorando. Da tempi a quel... Sì, c'è stato uno sviluppo. Adesso sta cadendo. Sta andando giù. Ma questi paesettini da noi, paesettini che prima erano 1000 abitanti, oggigiorno sono 500, sono 400. Perché? Perché i giovani vanno via in cerca di una migliore qualità di vita. E allora questi paesettini vengono eliminati. Non c'è più niente, macellerie sono chiuse. Negozietto è rimasto uno, prima eravamo in due o tre. E c'è rimasto però uno. Ritorneranno anche loro. Quindi... Come ritornano? C'erano falegnami. E sono andati via. C'erano fabbriche, non c'è più niente. Niente. C'era la casa dei carabinieri, anche quella anche lì. I carabinieri. Sì, sì, sparita. Perché non c'è delinquenza, sono andati via per quello. Ascolta un po', un ragazzino. L'hanno presa da me e l'hanno spostata a 100 metri, un altro paese. Bene. Ma dai. E poi questo qui anche è stato un disastro. Perché hanno lasciato questa zona qua libera. Sono 6 o 7 paesi, non ci sono caserme. Dove hanno spostato la nostra caserma, di qua sulla destra, ci sono 5 o 6. Un primo paese, secondo paese, terzo e quarto. 4 caserme. Che sono, di qua è tutto libero, sulla sinistra, 0. Bene, comunque ti ringrazio per questa... Insomma, saranno poche parole che avrò detto, però... Sei stato molto spontaneo, quindi è la cosa migliore. Bene, grazie. Grazie a te.